È una sfida che io ho accettato in toto perché appunto l'endbike era un'esperienza che non avevo mai fatto, e di conseguenza io quando accetto la sfida la accetto a 360 gradi, quindi cerco di tuffarmi con tutto me stesso. E avere qualcuno che scommette su di te pur non sapendo quello che sei in grado di dare, per me è stato uno stimolo enorme. E ancora oggi, se ci penso, non ci credo, ma non posso che essere grato. Correre con la handbike utilizzando solamente la forza delle braccia non è affatto facile. L'ho capito dopo un'emozionante esperienza che ho avuto a fine giugno, nella tappa finale della staffetta Obiettivo Tricolore. Ho pedalato per la prima volta insieme a numerose handbike e vi posso assicurare che la fatica che fanno questi straordinari atleti è davvero grande e non ha confronti con gli altri sport di endurance. La voce che avete ascoltato è quella di Gabriele Scalise e la fiducia di cui parla è quella che ha ricevuto da Zanardi e il suo staff. Infatti lui è un handbiker di Obiettivo 3, una squadra paralimpica, una realtà tutta italiana che coniuga perfettamente sport e disabilità. La malattia ha fatto cadere Gabriele tante volte nel tragitto della sua vita, costringendolo ogni volta a ripartire da zero. Ma grazie alla sua grande forza di volontà e al suo coraggio, si è sempre rialzato più forte e determinato di prima. In quanto atleta di Obiettivo 3, Gabriele in questa puntata ha in mano il testimone della staffetta virtuale che si sta correndo a suon di interviste, come dico io, qui ai microfoni di A Ruota Libera, il primo podcast dedicato al ciclismo pedalato e sensoriale. Sono Luigi Vergari e saluto Gabriele. Ti ringrazio di essere qui e di raccontare la tua storia. Ciao Luigi, beh, sono io che ringrazio te per l'opportunità che mi dai di raccontarmi e di raccontare la mia storia. E ringrazio chi ci ascolterà, gli ascoltatori di Ruota Libera, e ringrazio soprattutto Thomas che ha voluto, diciamo, menzionarmi e passarmi virtualmente questo testimone che raccolgo molto volentieri. E spero di portare avanti nel miglior modo possibile raccontando la mia storia. Sicuramente un pensiero e un grande saluto vanno a Thomas Trentin, che ha voluto nominare te durante la sua intervista. Per chi non l'ha ancora ascoltata, può farlo su arruotalibera.info. Troverete l'intervista di Thomas e tutte le altre fatte agli atleti di Obiettivo 3. Tu, Gabriele, sei il quarto componente di questa squadra che ha accettato l'invito di A Ruota Libera. Sono convinto sempre più che Alex e il suo staff hanno selezionato ogni atleta della squadra di Obiettivo 3 non solo per le capacità atletiche, ma anche per la vostra storia, l'atteggiamento con cui ognuno di voi affronta la propria disabilità. Siete persone che, invece di piangersi addosso, avete avuto la forza di rialzarsi e praticare uno tra gli sport più faticosi. Cominciamo ora a conoscerti meglio. Chi è Gabriele Scalise? Chi è Gabriele Scalise? Io sono un giovane adulto di 39 anni, sono nato a San Donato di Piave, risiedo in provincia di Padova, Piave di Sacco, e sono affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, e praticamente è una patologia neurologica fondamentalmente che mi va a inficiare quello che è l'utilizzo degli arti inferiori e del braccio destro. Mi ha colpito appunto in età neonatale, essendo nato io prematuro. Ho dovuto fare diversi interventi dal punto di vista muscolo-scheletrico per andare un po' a cercare di migliorare quella che è la mia condizione di vita, e non mi pongo molti limiti. I limiti sono quelli che poi molto spesso ci poniamo noi nella nostra testa.
Certamente, i limiti sono nella testa, ma nel caso di una disabilità o di un handicap, possiamo parlare di veri e propri ostacoli, che in alcune età della vita assumono più rilevanza, come ad esempio nell'adolescenza. Tu come hai vissuto la tua giovinezza? Allora, ecco, se parliamo di limiti nella mia giovinezza, diciamo che chiaramente quando sei bambino, quando sei anche adolescente, cerchi un po' di imitare quello che fanno i ragazzi, li vedi correre, saltare, giocare a calcio, andare in bicicletta. Io dal punto di vista motorio avevo queste difficoltà che mi limitavano più che altro perché mi portavano a stancarmi prima. E quindi ecco, ho sviluppato un po' dentro di me quello spirito riflessivo che mi portava a analizzare quello che effettivamente potevo fare. Però ecco, ho sempre cercato di sfruttare al massimo le mie potenzialità e di cogliere il meglio da quelle che erano le mie possibilità, insomma, che magari erano limitate rispetto agli altri, però per me sfruttate al massimo erano il massimo della mia possibilità, quindi per me era sempre voler appunto aumentare le mie capacità e la mia autonomia e voglia di fare, insomma, per mettermi in gioco e confrontarmi con i bambini, con i ragazzi della mia età. Wow! Hai cercato sempre di ottenere il massimo dalle tue limitate possibilità. Questo è lo spirito giusto, Gabriele. Lo stesso spirito da combattente che ha mosso Alex quando si è risvegliato dopo l'amputazione. Ha guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa. Queste sono proprio le parole che disse Alex in quel momento. Ed ora sono 3 mesi che il mondo attende notizie migliori sulla sua salute. Ti aspettiamo, Alex, non mollare. Tornando a te, Gabriele, ci puoi dire lo sport che peso ha avuto nella tua vita? Lo sport ha sempre fatto parte integrante di quella che è la mia vita. L'ho sopravvisto inizialmente come una forma di terapia, perché mi veniva appunto consigliato per aumentare la tonificazione muscolare piuttosto che l'equilibrio, quindi ho fatto equitazione, ho sempre fatto nuoto, palestra, ma appunto esercizi di postura, quindi equilibrio e stretching, quindi ecco, mi sono rapportato allo sport inizialmente per una forma di terapia o comunque coadiuvata in aggiunta a quella che poteva essere appunto una fisioterapia specifica legata alla mia patologia. C'è da dire che nei primi anni di età e poi appunto anche in età adolescenziale io ho dovuto subire appunto degli interventi chirurgici dal punto di vista muscolo scheletrico, quindi è chiaro che obbligatoriamente il primo step dopo un intervento è rimettersi in piedi, quindi è stata un po' la mia caratteristica nei primi anni di vita, perché ho sempre dovuto ricominciare da capo dopo ogni intervento, perché mi debilitava e mi metteva nelle condizioni di dover ripartire da zero. Ripartire da zero nella tua situazione significa perdere l'autonomia che con sacrificio avevi raggiunto. Il tuo corpo negli anni ha messo a dura prova la tua mente. Questo ti ha forgiato nel carattere. E tu non ti sei mai dato per vinto, tutt'altro. Un bel giorno hai deciso che la tua mente e la tua volontà doveva mettere a dura prova il tuo corpo. Hai invertito i ruoli e così hai iniziato a fare sport di endurance, di resistenza. Hai deciso di superare i limiti che la malattia impone al tuo fisico. Ma quando hai preso questa decisione? Quando è scattata questa molla dentro di te? Ecco, diciamo che poi la mia percezione di quella che poteva essere una visione diversa dello sport, non solo dal punto di vista del benessere psicofisico, fisioterapico, ma anche quel qualcosa in più di, diciamo, agonistico, è nata
dopo le Paralimpiadi di Rio, dove sai, vedere cimentarsi questi atleti che visti così hanno appunto ognuno le sue difficoltà, i loro limiti, ma poi nel gesto tecnico, nella loro specialità, diciamo, o in quello per il quale loro sono preparati per anni con sacrifici e dedizione e forza di volontà, vedi abbattere queste barriere e diciamo, in quel momento è scattata in me una molla e una sfida interiore, nel senso di dire: ma perché non posso provare io una cosa del genere? In fondo lo sport l'ho sempre fatto, perché non devo aggiungere una motivazione in più? E ecco, parliamo di 4 anni fa, mi sono reso conto che nel nuoto, che è stato il primo sport che io ho approcciato dal punto di vista agonistico, perché era anche quello che mi veniva più facile fare, mi sono reso conto che non avevo magari la freschezza, la prestanza nello scatto, nell'esplosività della forza e del gesto atletico, però avevo la possibilità di dosarmi nelle lunghe distanze. E quindi sì, ho detto: perché appunto non fare di questo limite una potenzialità, sfruttandola in quelle che possono essere magari le gare di resistenza. E quindi ho cominciato poi appunto a fare gare di nuoto più lunghe. Poi, quando mi è stata proposta la possibilità di provare un land bike, cosa alla quale io non avrei mai minimamente pensato prima di appunto un paio d'anni fa, quando mi è stata fatta questa proposta dal progetto Obiettivo 3 di Zanardi, e appunto poi con l'Amnisport, che è la società Amnisport Italia, la società con la quale io sono tesserato come biker, ho avuto la possibilità e ho la possibilità di cimentarmi in queste gare di resistenza e di una certa durata che mi possono anche dare delle soddisfazioni personali, perché devo dire che, prima di tutto, appunto, avendo iniziato anche da poco, la strada è soprattutto molto lunga e piena di insidie, diciamo, di sacrifici, però diciamo la prima sfida che si fa è prima di tutto con se stessi, quindi il fatto di poter dire di aver cominciato con le gare più corte, adesso cominciare anche a fare le gare più lunghe e più durature, diciamo, mi dà delle soddisfazioni non indifferenti. Come dicevo all'inizio di questo episodio, la handbike è un mezzo molto particolare. Se nel ciclismo tradizionale, per muovere bici e ciclista, utilizziamo i muscoli più grandi che abbiamo, cioè i muscoli delle gambe, con la handbike voi utilizzate i muscoli più piccoli e meno potenti del corpo, quelli delle braccia, muscoli non idonei a sorreggere nemmeno il peso di un uomo. Ma gli handbiker, con gli allenamenti mirati e con mezzi appositamente progettati, riescono a compiere gli stessi percorsi che percorrono i ciclisti. Tutto questo presuppone una straordinaria forza di volontà e una grande preparazione. E per te, Gabriele, com'è il rapporto con questo affascinante mezzo? Allora, chiaramente il discorso dell'handbike ti porta a dover resettare un po' quelli che sono tutti i tuoi preconcetti di gestione del mezzo e dello sforzo, perché è una cosa appunto che è totalmente a sé, non è riconoscibile a nient'altro. Per quanto riguarda le mie difficoltà o comunque i problemi che ho dovuto affrontare all'inizio, beh, sicuramente ho dovuto cambiare la posizione del freno e del cambio del radiatore della bici, perché cosa succede? Praticamente io dei due arti superiori, l'arto destro è quello più debole, quindi mi risultava difficile nel lato dello sforzo gestire appunto quella che poteva essere il cambio della bicicletta. E quindi è stato un problema più che altro proprio tecnico, che ho dovuto affrontare subito, altrimenti non sarei stato in grado di
gestire proprio il mezzo nell'atto dello sforzo, di qualsiasi anche dell'allenamento, anche di un minimo spostamento. Per quanto riguarda poi il resto, è chiaro che sono tutte cose che uno vede nel momento in cui, diciamo, sale in sella, perché a partire dalla visuale, che comunque è molto bassa, e ti trovi appunto a dover gestire un mezzo in maniera atipica rispetto a una bicicletta semplice, e poi appunto alla gestione di quello che può essere uno sforzo, perché comunque il fatto di coordinare il movimento, doverlo gestire dal punto di vista della concentrazione e dello sforzo, non è assolutamente semplice e di facile attuazione. Però, come tutte le cose, si imparano man mano che si fanno. Poi io, come ti dicevo anche in precedenza, appunto avendo subito diversi interventi e dovendo ricominciare da zero a fare le cose, appunto anche nelle cose più semplici, dallo schema del cammino piuttosto che le operazioni più normali che uno può pensare. Per quanto riguarda il discorso del land bike, non mi sono trovato in una situazione nuova, perché comunque ho dovuto imparare qualcosa da zero, quindi anzi è stato uno stimolo maggiore, perché è una sfida che io ho accettato in toto, perché appunto land bike era un'esperienza che non avevo mai fatto, e di conseguenza io quando accetto la sfida la accetto a 360 gradi, quindi cerco di tuffarmi con tutto me stesso per capire come funzionano le cose e adattare poi il mezzo a quelle che sono le mie necessità, le mie capacità, perché poi ho visto, confrontandomi anche con gli altri, che ognuno ha i suoi adattamenti, i suoi accorgimenti, e quindi ogni handbike diventa personale nell'attuazione dello sforzo e nel poter appunto compensare le eventuali difficoltà e nell'ottimizzare per ottenere il massimo risultato con il minimo, tra virgolette, sforzo, perché comunque lo sforzo c'è, a seconda dello sforzo comunque poi equivalgono anche delle grandi soddisfazioni. Lo sport regala emozioni uniche che ripagano ogni sforzo e ogni fatica. Ok Gabriele, ora ci dici com'è andata con Obiettivo 3? Come hai fatto a conoscere questo ambizioso progetto? Allora, il mio inizio con Obiettivo 3 è stato nel 2018 e ha due date precise. Il 16 giugno, che è stato praticamente il giorno in cui c'è stato l'evento di reclutamento al Velotromo Monti a Padova, un evento al quale ero stato invitato a partecipare dal mio allenatore di nuoto, che mi aveva chiesto di entrare in contatto con Obiettivo 3 per capire come si svolgeva il progetto, di cosa si parlava. Lì è stata un'occasione di incontrare moltissimi ragazzi e ragazze con diverse disabilità, ma quello che mi ha appunto sorpreso positivamente è il fatto che eravamo tutti lì con uno spirito propositivo, curioso e con la voglia di raccontarci per far sapere, far capire come noi vedevamo lo sport, almeno fino a quel momento, e cosa ci saremmo anche potuti aspettare appunto da una cosa che in quel momento là non nessuno conosceva così bene. Però comunque è stata un'occasione per entrare in contatto con un mondo che ti mette nelle condizioni di metterti in gioco, ecco, perché c'è la possibilità di appunto provare dei mezzi, nel caso specifico land bike o qualche bicicletta appunto per chi pratica paraciclismo, e far magari scattare la molla su anche dei ragazzi che magari vivono lo sport in maniera personale, non dal punto di vista agonistico, ma solo come uno sfogo, comunque una fisioterapia, un po' come facevo io, insomma. E invece possono scoprirsi o cimentarsi in questa esperienza per capire se davvero lo sport può essere quel qualcosa in più e quella molla che può anche dargli qualche soddisfazione dal punto di vista sportivo. Poi nello stesso anno, nel 2018, il 20 di ottobre,
c'è stata la consegna della, diciamo, del materiale e della bici, perché io quello che non mi sarei mai aspettato è che dopo l'evento di reclutamento lo staff mi contattasse e mi chiedesse di entrare a far parte del progetto, anche perché io nell'evento di reclutamento non avevo avuto la possibilità di provare la bici, l'handbike, non sapevo neanche come funzionasse e non sapevo neanche in quel momento se veramente sarebbe stata una strada che io sarei stato in grado di percorrere. Però quella telefonata mi ha sorpreso positivamente, perché inizialmente ho addirittura anche chiesto se avessero chiamato la persona giusta, se non avessero sbagliato il numero di telefono. Però poi appunto mi è scattata la voglia di dire perché no. È una sfida, io le sfide le accetto, e di solito una cosa, prima di dire che non sono in grado di farla, preferisco provarla e eventualmente poi dico, trago le mie conclusioni. E avere qualcuno che scommette su di te, pur non sapendo quello che sei in grado di dare, per me è stato uno stimolo enorme. E ancora oggi, se ci penso, non ci credo, ma non posso che essere grato per la possibilità che mi è stata data e che mi è ancora concessa di provare a dare quel qualcosa in più, non solo dal punto di vista magari dei risultati, che sono più facili ad arrivare per chi ha più esperienza di me ed è magari più dotato, però penso sia importante anche solo il messaggio di dire a qualcuno che ci vede da fuori che se vuole non deve sentirsi inferiore a nessuno e ha la possibilità di provare per capire se lo sport può dargli qualcosa in più. E ecco, è una cosa che non capita tutti i giorni. Sono pienamente d'accordo con te, Gabriele. Il progetto Obiettivo 3 è qualcosa di unico. In pratica, Obiettivo 3 fornisce ai componenti della squadra i mezzi necessari, che sia una handbike o una bicicletta. Il team insegna anche la tecnica giusta per poter utilizzare questi mezzi. Il tutto valutando le capacità residue di ogni persona. Grazie a questo progetto, un disabile che ha sempre sognato di fare un'attività sportiva come te, per esempio, ma che non sapeva come cominciare, avrà tutto il sostegno necessario per raggiungere i propri sogni. E per te, Gabriele, quali sono state le soddisfazioni che hai avuto da quando sei con Obiettivo 3 e da quando corri con la handbike? Più che la gara, io direi le gare che mi hanno dato più soddisfazione, o comunque mi sono rimaste più impresse da quando ho iniziato la mia avventura in handbike. Sono state sicuramente ad aprile 2019, quando ho fatto il mio debutto, insomma, con l'handbike a Marina di Massa, e poi nello stesso anno, ad ottobre, la Venice Marathon. E non penso sia un caso, ecco, sono state queste due le gare che mi hanno dato più soddisfazione, proprio perché magari nei momenti di difficoltà che uno riesce a trovare la soluzione o comunque la maniera per terminare la gara, ed è anche quello che ti rimane più impresso, perché appunto nella difficoltà si riesce comunque a portare a termine il progetto e diciamo l'obiettivo che uno si può porre. Nello specifico, nella gara di Marina di Massa, appunto la mia gara di debutto, la mia prima gara, mi era successo, al di là della tensione, l'adrenalina e tutto quello che era l'emozione anche del debutto, mi è successo durante la gara che al secondo giro ho rotto il freno e quindi mi sono trovato a gestire una situazione inaspettata, in un certo senso anche di pericolo, perché giustamente fare una gara con il freno rotto non era così agevole, però fortunatamente insomma il circuito era abbastanza anche semplice da quel punto di vista, perché si tratta appunto di un ovale, quindi c'erano due semicurve e due rettilinei, e nello specifico, passata la paura iniziale di dover affrontare la curva o comunque e magari cercare di finire la gara con il freno rotto, una volta, diciamo, capito qual era l'inghippo e
studiata nell'immediato quella che poteva essere la soluzione, sono riuscito comunque a portarla a termine e quindi doppia soddisfazione perché prima gara, problema inaspettato, però comunque gara conclusa. E per quanto riguarda appunto invece l'esperienza, la seconda gara che mi è rimasta più nel cuore, diciamo, anche come emozioni e sensazioni positive che ho dentro di me sono vive tuttora, appunto è stata la maratona di Venezia dell'anno scorso, del 2019, perché appunto prima maratona, quindi percorso anche lungo, appunto 42 km rotti, e l'emozione di giocarla fondamentalmente in casa, insomma, perché comunque io sono di Piave di Sacco, però ho origini veneziane, quindi ecco, mi sentivo un po' di giocarla in casa. E negli ultimi, mi pare fossero gli ultimi 6-7 chilometri, appunto entrato a Venezia, mi trovo appunto dopo il primo ponte a tagliare fondamentalmente il copertone, quindi avere la ruota bucata, ma grazie un po' all'aiuto di chi era presente, al sostegno del pubblico anche solo morale e anche alla mancanza di forze effettive, però la forza di volontà, la tensione agonistica e la pur appunto essendo non una gara ma più che altro appunto una maratona a livello di esibizione per noi dell'hand bike, la bellezza di finirlo, di sapere appunto che tutto il pubblico ti incita e ti dà il sostegno che ti manca, appunto ti va a compensare anche la mancanza di forza e la tensione che uno può avere nel momento in cui si trova ad affrontare un eventuale problema, insomma. Ecco, queste sono le due esperienze che mi portano nel cuore tuttora, insomma. Certo, l'adrenalina nelle gare ti fa tirare fuori energie e risorse che non sapevi neppure di avere. Se poi aggiungi l'incitamento del pubblico, nessuno ti ferma finché non raggiungi quel traguardo. Anch'io ho partecipato alla Venice Marathon. Conosco benissimo la sensazione di quando si arriva dentro Venezia. Due ali di folla ti fanno volare fino al traguardo. Quegli ultimi chilometri ti danno sensazioni uniche. E tu, malgrado il problema, sei riuscito a concludere quella gara. Sei un grande, Gabriele. E quindi ora cosa stai pensando per il futuro? Che cosa ti sei programmato? Quali sono le tue aspettative? Beh, se parliamo di obiettivi o comunque ecco, sogni nel cassetto per il futuro, per la mia vita sportiva, diciamola così, vita agonistica, intanto un'operazione mirata appunto all'evento specifico. E quindi se ipotizziamo, come tutti quanti speriamo, l'avvenire di una stagione regolare e di gare cadenziate, sicuramente l'obiettivo e sogno nel cassetto, diciamo così, è sicuramente migliorarmi per fare comunque un confronto rispetto a quello che ho fatto nella ultima stagione sportiva regolare che c'è stata. Quindi partendo da quella base, cercare di capire se le gare che andremo a fare potranno essere migliori di quelle che ho fatto, quindi e sicuramente la sfida è prima di tutto, prima che con gli altri, è con me stesso, quindi migliorare me stesso e puntare a limare quelle piccole sfumature che magari hanno inficiato su una prestazione sportiva non magari ottimale o come me l'aspettavo io. Quindi ecco, quella è l'aspettativa. Sono sicuro che ce la farai, Gabriele, riuscirai a migliorarti, insisti e non mollare. Questo episodio sta per finire, è giunto il momento dei ringraziamenti. È chiaro che i ringraziamenti si sprecano nei confronti appunto di tutto lo staff di Obiettivo 3, a partire da banalmente Alex Zanardi in primis, perché è, in quanto fondatore, è anche persona che ci mette la faccia, ci mette il cuore, ci mette l'anima, ma tutto lo staff di Obiettivo 3, chi lavora dietro le quinte per darci la possibilità di metterci alla prova con i mezzi, chi ci dà l'assistenza
sia tecnica che morale, quindi ragazzi che si prodigano per darci i consigli, i supporti e eventualmente tutte le attrezzature, quindi anche dal punto di vista degli sponsor che ci supportano da questo punto di vista, è doveroso ed è obbligatorio, quasi scontato, ringraziarli. E altrettanto scontato e giusto è ringraziare appunto la società che mi permette anche di cimentarmi dal punto di vista delle gare sportive, che è Damni Sport Italia, presieduta da Pierino Dainese, quindi sicuramente sono ringraziamenti appunto, come dicevo, banali, ovvi, scontati, però doverosi e giusti, perché senza il supporto di tutta questa struttura niente di tutto questo sarebbe possibile, quindi rimarrebbe appunto solo un sogno se non ci fossero tutte queste concatenazioni di persone, menti e cuori, perché soprattutto poi uno ci mette i mezzi, ma ci mette anche il cuore per portare avanti determinati progetti, quindi tutto questo è grazie a loro ed è normale che sia giusto ringraziarli e portarli in palmo di mano, perché senza di loro appunto niente di tutto questo sarebbe possibile, né per me, ma neanche per tutti gli altri ragazzi componenti di Obiettivo 3 e delle varie società, insomma. Persone generose e altruiste che mettono a disposizione degli altri le proprie capacità. Senza dubbio stanno facendo un grande lavoro. Gli atleti di Obiettivo 3 che ho intervistato finora sono tutti entusiasti e fieri di appartenere a questa squadra. Ho notato, è proprio evidente, che dopo il reclutamento in ognuno di voi si è attivato un turbo, una botta di ottimismo che vi ha travolto e vi ha migliorato senza dubbio la qualità di vita. A proposito dei componenti di Obiettivo 3, ora è il momento in cui ti chiedo, Gabriele, di nominare un altro tuo compagno a cui chiederò di concedermi un'intervista e di continuare la staffetta virtuale di A Ruota Libera. E visto che anche qui stiamo facendo una staffetta ed è doveroso passare il testimone, passo il testimone a Paola Giambellini, che ha fatto con me la tappa nella fattispecie di Padova quando abbiamo fatto la staffetta, e quindi mi sembrava doveroso passarlo alla mia compagna di avventure appunto, che mi ha accompagnato per quella tappa di Padova durante la staffetta effettiva che abbiamo fatto a suo tempo. Quindi a te, Paola. Ok, allora sarà Paola Giambellini, la prossima componente di Obiettivo 3, che assillerò con i messaggini vocali di WhatsApp, come ho fatto con te, Gabriele. A me ora non resta che ringraziarti e sperare un giorno di incontrarti di persona. Chissà, magari pedalare insieme. Ti auguro buona vita, Gabriele. Sono io che ringrazio te, Luigi, per l'opportunità che mi hai dato. Grazie davvero di tutto. A presto. Sicuramente avremo modo di trovarci e pedalare insieme. Buona vita a te! Prima di chiudere, alcune note finali. Per avvisare ancora una volta che nel blog arruotalibera.info potete contattarmi anche privatamente. Ci sono tutti i collegamenti ai social di questo podcast. Telegram è il mio preferito, ma trovate Facebook, l'email e molto altro. Fatemi sapere se vi piacciono i miei podcast. Sono accettati consigli e critiche costruttive. Vi aspetto. Perché, come dico sempre ad ogni chiusura di episodio, la fuga in solitaria non è una tattica vincente. Saremo un gruppo compatto fino al traguardo. Rimani in scia a ruota libera. Ciao.